Allora, visto che con lo studio non abbiamo ancora cominciato con l'MMT, io ho preparato una piccola presentazione per spiegare come praticamente siamo caduti nell'inganno, ossia come ci hanno fatto credere che agganciando la moneta ad un qualcosa, ad uno standard, potevamo stare meglio invece di avere una moneta libera e fluttuante e che potevamo stamparla quando ne avevamo necessità, insomma. Allora, per questa presentazione ho preparato un file che vi allego da qualche parte sotto il video, da qualche parte nel forum e voi prendete la presentazione, la scaricate e così mettete la mia faccina di lato nello schermo e guardate la presentazione e io vi spiego che cosa ho fatto brevemente. Allora, questa presentazione l'ho chiamata Pillole su moneta e deficit. Cosa ci ha tratto in inganno? Da dove vengono i soldi? Allora, vediamo ad esempio che il Regno delle Due Sicilie, tanto per partire da dietro, aveva un basso deficit e deteneva al momento dell'unificazione il 65,7% delle monete metalliche circolanti. Qui c'è un grafico con i milioni di monete metalliche circolanti, oro argento. Vediamo che il regno delle Due Sicilie ce n'ha più di tutti. C'è da tenere presente che in questo periodo praticamente l'oro era la moneta, l'oro e l'argento erano la moneta, era uno standard aureo diretto, diciamo. Quindi ogni moneta valeva quel tot di valore che era stato attribuito e bene o male in tutti gli stati c'era una specie di livellamento. E quindi più o meno un grammo d'oro valeva uguale in tutti gli stati. Da dove vengono questi soldi? I nuovi giacimenti auriferi scoperti nel 48 in California e nel 51 in Australia determinarono una grande produzione dell'oro che, riversandosi in gran parte sulla Francia, sostituì nella circolazione nelle riserve bancarie, l'argento, il quale, divenuto moneta sussidiaria e trovando prezzi migliori negli stati più poveri, affluì in gran parte nel Regno di Napoli. C'è da aggiungere, quindi, chi ha più oro o altri metalli considerati preziosi può permettersi di sfruttare il lavoro di altre persone che non ne possiedono in grandi quantità. Il Regno delle Due Sicilie ha accumulato quella grande quantità di monete metalliche esportando merci verso gli stati che possedevano grandi quantità di metalli preziosi. Praticamente ci si rende schiavi di chi controlla i giacimenti di oro e argento. L'oro o altri metalli preziosi non possono essere considerati un fattore di stabilità se inseriti nel sistema monetario. Non c'è alcuna ragione di avere standard e di legare la moneta ad un qualcosa considerato di valore. E dunque, quali sono i parametri per l'emissione di moneta o ricchezza finanziaria al netto, cioè senza doverla prendere in prestito? Vediamo altri esempi. Agli inizi del 500, 1500, malgrado l'argento tedesco e l'oro africano, il processo espansivo dell'economia europea rischia nuovamente di bloccarsi per le penurie di mezzi monetari, ma quasi subito la situazione si capovolge perché i territori del Nuovo Mondo, l'America, si rivelano una fonte apparentemente inesauribile di metalli preziosi. Il grosso
viene esportato per pagare il crescente disavanzo della bilancia commerciale spagnola verso gli altri paesi europei. L'arrivo dell'argento, infatti, provoca un aumento generale dei prezzi interni ed una lievitazione dei salari, cioè dei costi di produzione. Il rincaro dei prodotti spagnoli rende più conveniente l'importazione di prodotti esteri meno cari ed ostacola l'esportazione dei prodotti nazionali non più competitivi. Questa tabella della prossima pagina premente è le importazioni spagnole di metalli preziosi americani, oro e argento, oro in giallo e argento in colore chiaro. Vediamo che c'è un picco, le frecce rosse sono il picco dei metalli. E quindi abbiamo un picco dell'oro tra il 1541 e 1560 e un picco dell'argento tra il 1581 e il 1600. Quindi, dunque, con i metalli preziosi, l'aumento di massa monetaria metallica non corrisponde in pratica ad un aumento spontaneo della produzione di ricchezza o di beni reali che servono per vivere. Anzi, se si pretende che la ricchezza aumenti di pari passo con l'estrazione dell'oro, bisogna anche tener conto del costo, anche umano, che necessita l'estrazione dell'oro. Chi ha molto oro e argento ha molta più convenienza a importare le merci da paesi più poveri che desiderano avere parte di quei metalli preziosi. Quindi, praticamente, chi ha oro e argento, non è che l'oro e l'argento infilati dentro il sistema monetario creano l'economia. Aumentano l'oro e l'argento, che è considerato di valore, però non aumenta necessariamente la produzione in maniera diretta. È più conveniente andare da paesi più poveri e usare magari l'argento, come è successo al Regno delle Due Sicilie, per importare e sfruttare il lavoro degli altri. Andiamo adesso a dopo l'unità d'Italia. C'era un bisogno costante di alimentare le finanze pubbliche. Ma da dove si potevano prendere i soldi? L'Italia doveva prendere in prestito i soldi. Questa Il risultato finanziario dei provvedimenti presi, cioè il prestito precedente, fu a breve termine così scarso che Minghetti si trovò l'anno successivo a dover rincorrere nuovamente ad un prestito di ben 700 milioni netti. 700 milioni che per il periodo 1860 erano un'enormità. Questo che vi sto leggendo è tratto da Il debito pubblico in Italia 1861-1987. Volume 1, ok? Questa è una delle tante ricostruzioni, ce ne sono numerose. Allora, asterisco, il prestito veniva approvato il 10 marzo 1863 con un grosso intervento del banchiere Rothschild di Parigi per il collocamento sul mercato francese. Esso venne emesso dal sa al saggio effettivo di 7,04 lire, cioè ad un tasso di interesse molto alto per quel periodo. Andiamo avanti. In pratica, lo Stato doveva prendere sempre in prestito i soldi, collocando buoni del tesoro, ad esempio. Questo faceva aumentare il tasso di interesse quanto più fosse grande la somma richiesta. Vi siete chiesti:
Ma come si fa in questo modo a ripagare il debito? Si era innescata una necessità continua di accedere a prestiti per pagare altri prestiti. Questo portò ad un dibattito politico per trovare una soluzione al problema del debito. Vi trascrivo una parte del discorso. Ok. Atti parlamentari sono questi. Senatore Siotto Pintor alla conclusione di un dibattimento. Il malcontento è grave. Un senso di malessere si diffonde in tutte le classi della società. Le sorgenti della ricchezza vanno a disseccarsi. Il signor Rothschild, il banchiere, re del milione, è, finanziariamente parlando, re dell'Italia. Quindi, andiamo avanti. Come hanno risolto, quindi, il problema del debito? Il tesoro dove trova i fondi necessari per finanziare la spesa pubblica? Vediamo. Allora, riprendiamo un attimo il debito pubblico in Italia, 1861-1987, volume 1. Allora, le banche restringevano il credito, si iniziava la corsa agli sportelli. Fu in questo clima che il ministro delle Finanze fece approvare il 30 aprile 1866 un disegno di legge che accordava al governo la facoltà di provvedere per via di decreti reali, anche con mezzi straordinari, ai bisogni della finanza. Andiamo avanti. Il 10 maggio 1866 successivo fu emanato un decreto che obbligava la Banca Nazionale a dare un mutuo al Tesoro, senza titoli praticamente, di 200 milioni di lire al tasso di interesse, in seguito da più parti criticato, dell'1,1 o 2%, proclamando al contempo il costo forzoso di tutti i biglietti di banca in circolazione. Praticamente, fino a prima di questo provvedimento, tutto il denaro in circolazione era coperto da metalli preziosi. Prima di tale provvedimento, l'unica alternativa al puro e semplice collocamento di prestiti consolidati e di buoni del tesoro era stata l'alienazione di patrimoni pubblici. Ora si presentava anche percorribile il canale della creazione monetaria, della creazione di moneta, che, come vedremo, sarà ampiamente sfruttato. Precisazione 1. Questo meccanismo del chiedere un prestito alla Banca Nazionale, che allora era una banca privata, la Banca dei Savoia sarebbe, da parte del Tesoro, è di fatto un modo per creare ricchezza finanziaria dal nulla. Il Tesoro praticamente si firma un assegno da solo e la Banca Centrale gli dà i soldi in prestito. Ma il prestito viene sempre rinnovato. All'inizio il meccanismo, il primo prestito è stato un mutuo diretto al tesoro, poi dopo si è consolidato col tempo il meccanismo del tesoro che emette il titolo di Stato e la banca centrale, che era la banca nazionale a quel tempo, che comprava il titolo e emetteva moneta. Precisazione 2. Si tratta in sintesi di un trucco contabile, chiamiamolo così, è come dire: adesso non ho i soldi, poi un giorno me li restituisco. Ma al momento in cui bisogna restituire il debito, questo viene rinnovato. Il problema è che periodicamente ci si dimentica che è un trucco proprio a causa di questo sistema. Reduci anche da secoli di scambi commerciali basati su monete metalliche, si cade nell'errore che sia necessario avere una qualche copertura aurea. Si pensa che ci debba essere
In sostanza un qualcosa che renda valide le banconote emesse. Qualcosa come uno standard aureo, oppure dei parametri di stabilità. Altrimenti, che valore avrebbe la nostra moneta se lo Stato potesse mettere in circolazione quanta ne vuole? Dopo questa domanda, torniamo alla storia. Dobbiamo tenere presente che nel periodo in questione il nascente Stato italiano, che si sta formando in quel periodo, non aveva una zecca che monopolizzasse l'emissione. Consideriamo questo periodo come un passaggio in cui varie banche emettevano ognuna la propria carta moneta, come una con una copertura teorica che è stata praticamente più volte violata. In questa prossima diapositiva vediamo una banconota del 1870 della Banca Toscana, ok? Tutti emettevano biglietti di carta moneta della banca in lire. La valuta era in lire, però ogni banca poteva emettere la sua carta moneta. C'era la possibilità per ogni banca di emettere i propri biglietti. Eredità degli stati preunitari, si è trascinata questa possibilità fino al 1926, dove la Banca d'Italia, che viene dopo, diventa l'unica che può mettere in circolazione le banconote. Passiamo alla fase dell'abolizione del costo forzoso. Nel 66 era inizio il costo forzoso, nel 1873 abbiamo l'abolizione. Ci sono diverse fasi nella storia economica del nuovo regno. Si impone nel 1873 di abolire il costo forzoso e quindi rinasce la necessità di trovare soldi per finanziare la spesa dai soliti banchieri. Ma di fatto, durante questo periodo, ci sono più occasioni in cui il bilancio subisce una cosmesi. Ricordo inoltre, fino al 1926, le banche degli antichi stati potevano emettere moneta locale per far funzionare l'economia, ok? Inoltre, la Cassa Depositi e Prestiti, una delle tante banche, diciamo, comunali, ok, gestiva i bilanci comunali, e nel 1898 veniva staccata dai bilanci pubblici e di fatto metteva in circolazione liquidità creata dal nulla, cioè mentre faceva credito a chi ne aveva bisogno, però questo credito non veniva assegnato come debito pubblico, ma credito che poi andava ridato indietro, però nel frattempo gonfiava, diciamo, il deficit nascondendolo in parte. Allora, vediamo questa cosmesi di bilancio. I vecchi debiti vengono allungati. Vengono emessi prestiti irredimibili, cioè che non verranno restituiti, ma il beneficiario gode di una rendita fissa, ok? Viene dato un prestito da parte del tesoro, ma è fuori bilancio. Si tratta di 1 miliardo e 322 milioni di lire del tempo, che è una cifra grandissima, e non ci sono prove che i soldi siano stati mai restituiti. Questo prestito di cui sto parlando è uno dei tanti prestiti ferroviari che serviva a unificare la rete italiana. Praticamente è nata una società ferroviaria italiana privata al quale il tesoro aveva dato, tramite una specie di giro di soldi, aveva dato in prestito questi soldi e non l'aveva segnato dal debito pubblico, perché questi soldi in teoria con le entrate che riceveva la ferrovia mano a mano dovevano essere pagati, ma in realtà i soldi sono stati lasciati là.
Inoltre il tesoro in maniera anomala, diciamo, in vari periodi presta mettendo fuori bilancio e quindi senza trascriverlo nel debito pubblico. Questa cosa va cercata tra i vari libri che parlano di queste cose, va intuita, non c'è scritto a chiare lettere. Le banche degli antichi stati svolgono ancora funzione di polmone economico, no? Credito, debito, per l'economia locale, ok? E al momento dell'abolizione del costo forzoso, vengono lasciati in circolazione alcuni biglietti di Stato, quelli che erano stati creati al momento in cui è stato introdotto, e quindi e questi qua vengono messi in passività, come passività irredimibile, ok? E quindi praticamente questo meccanismo della passività irredimibile è in realtà la creazione in moneta, cioè viene scritto là che non si potrà mai riavere quei soldi, e quindi praticamente diventa creazione di moneta. La Cassa Depositi e Prestiti prestava senza mettere al bilancio dello Stato le... Vabbè, questo l'ho già detto prima. Ok, vediamo prossima diapositiva, vediamo un riepilogo riassuntivo delle varie fasi, ok, dall'Unità d'Italia. Noi abbiamo, faccio vedere in questa diapositiva, i principali istituti di emissione al tempo. C'era anche qualcun altro che però era minore e poi è scomparso, prima non l'ho messo. Allora, abbiamo il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, che praticamente emettevano, avevano la possibilità di emettere fino al 1925, nel momento in cui è stata abolita la possibilità di emettere, è stata monopolizzata l'emissione dalla Banca d'Italia. Poi abbiamo la Banca Nazionale, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito, che emettono fino al 1894. Poi Banca Nazionale e Banca Nazionale Toscana si fondono e diventano Banca d'Italia, quindi continuano a emettere sotto forma di Banca d'Italia. La Banca d'Italia nel 1894, quando è nata, non è una banca pubblica, è una banca privata, ok? E qui c'è da dire quello, il punto sul quale i signoraggisti diciamo rompono, ok? Quando una banca, anche privata, no? Emette moneta e mette quel denaro nelle passività, ok? Quella passività, che ne so, 1 miliardo di lire, euro, franchi, qualsiasi passività, non è che quella passività, cioè la banca non ci guadagna nulla a far rientrare tutti i soldi, perché se c'avevo meno 1000, rientrano tutti i soldi e c'ho di nuovo 0 come prima. Quindi quella passività semplicemente c'è un decreto, come quel famoso decreto del 1866, che dice che praticamente quella passività può essere illimitata. Ok. Però nel 1935 la Banca d'Italia diventa pubblica. Ok. Al di là di quello che dicono anche Barnard, secondo me la banca pubblica è la miglior cosa che c'è, cioè, ci deve essere la banca pubblica. Che poi lo possa fare anche una banca privata, va bene, ma è meglio avere la banca pubblica. Costo forzoso. Vediamo i vari periodi. Abbiamo dal 1866 al 1833. Ok, poi dall'83 fino al 94 abbiamo una reintroduzione praticamente la moneta ridiventa convertibile, ok, e poi nel 1894 viene rimesso il costo forzoso fino al 1927, e tra il 27 e il 35 c'è di nuovo
fra il 1927 e il 1935 c'è di nuovo un'abolizione al costo forzoso, e dal 1935 in poi abbiamo praticamente il costo forzoso fino all'entrata nell'euro, praticamente, anche se poi ci sono state altre cose, però noi adesso vediamo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E cose importanti, tra il 1866 e il 1876, ok, abbiamo una circolazione abusiva di carta moneta, ok? Poi nel 76 è scoppiata una specie di scandalo e è stato fatto in modo che non ci fosse più questa circolazione. Fatto molto importante, nel 1933 nasce l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e questo istituto si doveva occupare di sistemare temporaneamente le industrie, ma nel 1937 l'IRI diventa uno strumento permanente per lo sviluppo dell'industria, e questo istituto per la ricostruzione industriale è molto importante perché negli anni del boom economico del dopoguerra diventa l'istituto più importante per lo sviluppo industriale in Italia. Ok, allora andiamo avanti. Allora, vediamo, torniamo alle guerre mondiali. Allora, con le guerre mondiali il deficit aumenta vertiginosamente, ma aumenta vertiginosamente anche l'inflazione, che fa precipitare il rapporto debito-PIL, ok? Ossia, se i prezzi raddoppiano, triplicano, eccetera, ci si ritrova in una nuova situazione economica nel quale, se l'economia riprende, il debito accumulato precedente diventa irrisorio. Ovviamente, come avrete capito, il debito che lo Stato ha con se stesso non è mai influente. Quella famosa passività, ok? E questo grafico, praticamente io ho fatto il disavanzo PIL dal 1914 al 1928. Disavanzo è la spesa meno le tasse, quindi le tasse già tolte, ok? Quindi i soldi che rimangono in più in circolazione. Noi abbiamo nel 1914 praticamente una spesa, un disavanzo PIL bassissimo, ed arriviamo al centro della guerra mondiale con quasi il 30% di disavanzo PIL, che è tantissimo. Considerate che un disavanzo buono andiamo intorno a tra il 7 e 8, magari il 10%, ma col 30% c'è quasi sicuramente inflazione. Adesso vediamo un altro grafico. Ok, in questo grafico, in questo secondo grafico, ho voluto mettere sempre il disavanzo in percentuale PIL, però per far vedere che effetto ha l'inflazione, ho voluto mettere anche il disavanzo in miliardi di lire. Quindi noi, guardando il periodo della Seconda Guerra Mondiale, andiamo a vedere che nel 1943 il disavanzo era di quasi 150 miliardi, perché l'inflazione ha veramente cambiato i prezzi, di lire, ok? Nel 1945, cioè 2 anni dopo, con lo stesso più o meno rapporto disavanzo PIL, no? Abbiamo una spesa di quasi 300 miliardi di lire, ok? Quindi veramente il rapporto disavanzo PIL era uguale, però la spesa è raddoppiata. Questo è una cosa che vi deve far riflettere. Con lo sbarco degli americani, vediamo la prossima diapositiva. Gli USA stampavano grandi quantità di banconote per pagare le forniture in Italia, e per
far concorrenza alla Repubblica di Salò. Alla fine della guerra, tutte queste banconote in circolazione furono equiparate come emissioni della Banca d'Italia. Quindi, altra creazione di denaro dal nulla, ok? Vedete, sono partiti da una lira e sono arrivati alle 1000 lire, che erano cose astronomiche per quel tempo. Adesso che abbiamo fatto, abbiamo visto questo, come tutto questo discorso sul debito pubblico, eccetera. Io voglio, cioè questo discorso lo sto facendo per capire come siamo cascati nella trappola, ok? Parliamo della nascita delle banconote, ok? Come si è passato all'uso della carta moneta o banconota? Allora, qui ho una fede di credito della Banco delle Due Sicilie, ok? E un tempo, quando si commerciava solo in monete d'oro e argento, per pagare si era obbligati a portarsele dietro. Poi nacquero le fedi di credito e con il tempo vennero accettate come mezzo di scambio. Queste erano emesse dalla banca dove erano depositate le monete e garantivano una copertura totale presso la banca stessa. Ovviamente, chi accettava la fede di credito poteva recarsi alla banca che aveva emesso quel documento e ritirare le monete d'oro e argento, ok? Poi con il tempo si metterono in circolazione banconote come questa è la prossima diapositiva, che come le fedi di credito avevano una qualche copertura, diciamo, ma questa copertura con il tempo divenne parziale, fino a quando si capì che le banconote, e è da qui che nasce la banconota, o biglietti di Stato, venivano chiamati anche biglietti di Stato, potevano avere un costo forzoso ed essere più funzionali all'economia reale, non come l'oro che arriva in grande quantità e che fa, non è che produce. Si tenga presente che oggi la ricchezza finanziaria è per lo più in forma elettronica, e questo è un discorso sempre da tenere presente per i signoraggisti che dicono i famosi 3 centesimi a banconota. Solo una minor parte del denaro è cartaceo o di metallo non prezioso, ok? Quindi praticamente questa è la nascita della banconota e questo è il meccanismo. Da precisare previamente che man mano che l'economia si è sviluppata, no? Nell'inizio dopo l'unità d'Italia, insomma, si è capito che se lo Stato creava moneta per produrre infrastrutture, qualcosa che serviva, questo riusciva a far crescere l'economia realmente. E abbiamo visto in questa presentazione come nel passato, quando si trovava tantissimo oro, no? O tantissimo argento, non è che trovato questo oro argento messo lì è massa monetaria, ma non è come la spesa dello Stato, ok? Sono due cose totalmente diverse. Andiamo avanti. Allora, per concludere, allora, vediamo il meccanismo di creazione della moneta, quello diciamo che si è consolidato nel tempo ed è arrivato fino al momento in cui probabilmente dovevamo entrare nell'euro. Allora, prima fase, il tesoro, che è quello che si occupa di spendere in tutti i settori dello Stato dove serve. Il tesoro, per trovare i soldi, cosa fa? Emette dei titoli che vanno all'asta, ok? C'è una specie di mercato che dove praticamente si cerca di vendere i titoli di Stato anche ai privati, capitali privati,
cercando di venderli col tasso più basso, preferibilmente. E però con la Banca d'Italia che compra una percentuale di questi titoli, si riescono a regolare i tassi di interesse. Quindi quelli che non vengono assorbiti dal mercato di capitali e dai privati vengono presi dalla Banca d'Italia, che non fa nient'altro che dare soldi al tesoro, ok? Quindi tesoro emette i titoli, ok? La Banca d'Italia dà i soldi al tesoro, poi alla scadenza dei titoli, ok? Il tesoro emette altri titoli più grandi, ok? E non fa nient'altro che non c'è nient'altro che la Banca d'Italia che compra questi altri titoli e il tesoro così può rinnovare il suo debito all'infinito. Solo che questo meccanismo serve perché in questo modo lo Stato può drenare ricchezza finanziaria in eccesso, se no altrimenti basterebbe semplicemente emetterla e basta, senza questo giochino. Ma questo giochino è utile perché se ci sono grandi capitali inutilizzati, per far posto alla spesa dello Stato, si ritira un po' di denaro in circolazione e si tiene questo denaro sotto forma di titolo di Stato, buono del tesoro, eccetera. E quindi questo denaro non può essere speso nell'immediato. E quindi non c'è il rischio di andare incontro ad inflazione. Vediamo nella prossima diapositiva che immaginiamo lo stesso meccanismo senza la Banca d'Italia che compra i titoli, ok? Se non si può più rinnovare il proprio debito, di fatto ci viene tolta la possibilità di creare ricchezza finanziaria dal nulla. Ok? Si finisce col tempo a chiedere prestiti con un tasso molto elevato, si entra in una spirale di austerità e distruzione dell'economia. Allora, tutto questo discorso che vi ho fatto è per far vedere che ne nel 1866 c'erano sempre gli stessi problemi, sempre gli stessi nomi di banchieri poi che circolano. E c'è sempre qualcuno che dice a un certo punto bisogna abolire il costo forzoso, le banconote devono essere convertibili in qualcosa di valore, ok? Però periodicamente tra un periodo, cioè tra un periodo di costo forzoso e l'altro, succede anche che la moneta viene svalutata. Cioè si dice ok, quanto vale adesso un grammo d'oro? E si cambia il valore sempre. In questo modo alla fine questo fa capire che qualsiasi standard alla fine no, non funziona, ok? Tutta questa roba che io ho studiato, questa è l'ultima diapositiva, anzi la penultima, in parte tratta da alcuni di ricostruzione del debito pubblico. Abbiamo il debito pubblico italiano all'unità a oggi, una ricostruzione della serie storica di Maura Francese e Angelo Pace. E c'è il link, ok? Poi abbiamo il debito pubblico in Italia 1861-1987, volume 1. A cura di Paolo Ranuzzi, direttore del debito pubblico nel 1984, e anche qui ho messo il link. E poi ho trovato una sinossi universitaria, diciamo, moneta, credito e banche in Europa, un millennio di storia, ok? Là si può andare a studiare veramente dall'anno zero fino a oggi. Di Giuseppe Felloni questa, e anche qui ho messo il link. Poi per alcune banconote sono andato su un sito di numismatica. È interessante vedere
perché con la numismatica si capisce più o meno il rapporto che la gente aveva con il denaro cartaceo, no? Che importanza gli dava. Bene, fine. E cos'altro posso dire? Beh, ho fatto questa presentazione per dimostrare quindi che questo ricadere nel trucco di dover ripagare il debito non è una cosa che è accaduta una volta sola, è una cosa periodica, ok? E con questa dimostrazione, che io non voglio dire che questa vada usata obbligatoriamente come presentazione al pubblico, ma da questo lavoro che ho fatto magari si può estrarre un qualcosa fatto anche in maniera diversa per far capire che questi problemi uno sono ciclici, ok? E in secondo luogo che quando uno si chiede da dove vengono i soldi, specialmente la gente è molto fissata sul denaro inteso come carta, ok? Anche se siamo nel 2012, ancora si pensa molto in termini cartacei e monete metalliche. Quindi, per far capire che le prime banconote non erano nient'altro che un documento rappresentativo della quantità di metalli preziosi, quindi di tutto il denaro circolante che c'era in giro. E con il tempo si è capito che si potevano creare banconote extra, ok? E quindi senza alcuna copertura. Ma quello che accade è che puntualmente la gente questo se lo dimentica, questo se lo dimentica. E quindi secondo me da questo lavoro, magari io mi sono fermato a 45 perché come lezione ho pensato di organizzare una cosa che durasse 15 minuti, ma secondo me per farla durare 15 minuti come una breve presentazione, per mettere la gente di fronte a questo problema della creazione monetaria, da dove vengono i soldi, perché puntualmente se io dico a qualcuno che la banca stessa centrale che compra i titoli di Stato e che poi scrive semplicemente sulla passività che mancano questi soldi, no? Ma è semplicemente una cosa contabile e che questa passività può essere infinita, dice, la gente puntualmente mi risponde, ma se continuiamo così all'infinito, poi come facciamo? Ma è chiaro che questo è un trucco. Questa lezione, diciamo, va abbinata poi, ovviamente, perché qui non è tanto specificato, ma va abbinato poi ovviamente a tutto il discorso dell'MMT come la spesa, ok, per creare lavoro vero, ok, produzione reale, quindi non di cose fittizie. E